Buongiorno a tutti carissimi ascoltatori di Radio Speranza e carissimi amici dell'Unitalsi. Eh, sono Rita, ormai avete familiarizzato molto con la mia voce e sempre ben accolti qui dai microfoni di Radio Speranza che ci dà questa bellissima opportunità di far giungere le nostre informazioni, il nostro pensiero a tutti voi, a voi dell'Unitarsi e a tutta la Chiesa diocesana e a tutti coloro che ci ascoltano. Saluto affettuosamente gli amici dell'Unitarsi. In particolare le persone eh, sofferenti, i loro familiari, questo è un periodo di eh, influenze eh, certamente eh, di vari tipi eh, ecco prima di venire appunto sentivo eh, alcune persone che non stanno bene e poi quando eh, questo colpisce persone con eh, figlioli ecco disabili insomma diventa anche più problematico e quando a fianco non c'è magari qualcuno che ti può sostenere quindi un caro abbraccio e eh, tutto il nostro eh, affetto e la nostra vicinanza a chi è in condizioni ecco in questo periodo di sofferenza anche per eh, le influenze sembra eh, strano dire questo ma no ci vuole perché veramente eh, è un periodo un po' critico eh, bene eh, come sempre mh, sapete che dedichiamo una prima parte a una riflessione spirituale e a una meditazione eh, suggerita dal um, periodo liturgico o anche non suggerita dal periodo liturgico proprio per eh, metterci in sintonia con quello che è il discorso della Chiesa e di tutta la Chiesa non solo diocesana ma di tutta la Chiesa ah, a proposito eh, abbiamo festeggiato la giornata mondiale del malato anche noi a Montesilvano nella parrocchia di Sant'Antonio una calorosa accoglienza una bella partecipazione di ehm, esponenti di varie associazioni eh, che appunto sono, si occupano di sofferenza di disabilità eh, eravamo veramente un bel numero anche noi unitarsiani e dopo un momento di riflessione sul messaggio del Papa che noi abbiamo un po' riflettuto insieme eh, venerdì nella trasmissione e abbiamo anche assistito a un breve film il Circo della Farfalla che io non so se avevo visto ma veramente eh, un Edificante, edificante, molto bello. Quindi se avete la possibilità perché raccontarlo si sì, potrei, ma bisogna vederlo ehm, perché comunica con gli sguardi, col volto di, queste, eh, di questi personaggi dove il protagonista è appunto un eh, giovane, giovane o meno giovane disabile eh, che non ha, ha gli arti, eh, quindi il circo della farfalla, tanto andando su Google, eh, YouTube si può vedere tutto. Allora, ieri la Chiesa ci ha proposto alla meditazione, e abbiamo festeggiato con tutta la Chiesa universale, a parte San Valentino, ma i santi Cirillo e Metodio, eh, compatroni d'Europa insieme a San Benedetto. Eh, sì, infatti eh, è stato Giovanni Paolo II a parlare della necessità dei due polmoni dell'Europa, l'est e l'ovest insieme, ed è stato quel Papa a volere nel 1980, appunto, che i due evangelizzatori, evangelizzatori del nono secolo fossero patroni d'Europa, due fratelli, e a loro poi nel 1999, Papa Giovanni Paolo II volle aggiungere anche. Questa è eh, un'altra notizia che non ricordavo: tre donne, Santa Brigida di Svezia, Santa Caterina di Siena e Santa Teresa Benedetta della Croce. A proteggere e guidare il cammino del nostro continente. Beh, certo, è molto veggente Papa Giovanni Paolo II, perché c'è bisogno di tanti santi per guidare il cammino della nostra Europa, perché veramente si senta questa Europa unita. Um, al di là di, del senso di patriottismo delle proprie nazioni, della chiusura, ecco, un polmoni, polmoni, più polmoni, perché l'Europa possa respirare bene. E a proposito, a proposito di questi. Santi Cirillo e Metodio, evangelizzatori dei popoli slavi e compatroni d'Europa, il Papa ha detto, il loro esempio eh, aiuti tutti noi a diventare in ogni ambiente di vita discepoli e missionari per la conversione dei lontani come dei più vicini. Il loro amore per il Signore ci dia la forza per sostenere ogni sacrificio affinché il Vangelo diventi regola fondamentale della nostra vita. E quindi ecco anche con queste parole noi eh, ci affidiamo, ci rivolgiamo mh, nelle nostre preghiere anche a questi eh, santi, a tutti i santi che eh, sono stati nostro, nostri fratelli e lo sono i nostri fratelli nella comunione dei santi. Oggi vorrei prendere spunto nella meditazione, eh, dalle parole del Papa, lo sapete. <ride> Buongiorno a tutti, nel frattempo ecco sono arrivata. Ecco qua Federica, ci hai raggiunto, benissimo. E, Però e, hai una buona abitudine, ci, uh, ci dai questa buona abitudine di leggere e approfondire bene. le parole del Papa, eh, che magari beh, non ma sempre capita. Allora, mh, cioè io penso che siano così eh. mh, uh, penetranti, ma così semplici. Semplici, bravo, oh, hai tolto la parola, ecco, la parola, semplice. Ecco. Eh, se, se tanti sacerdoti, o alcuni eh, potessero diventare così semplici, mm. arrivare a tutti, arrivare a tutti arrivare in profondità, tutti. e un'altra cosa che può sembrare cioè, tra virgolette per carità noiosa. Lui ripete, 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 per cui proprio chi non vuol sentire <ride> non, non riesce a sentire. Ecco, anche eh, questi pensieri di oggi, mh, presi dalla mh, catechesi del mercoledì, di questo mercoledì scorso, sulla uh, preghiera del Padre nostro che sta uh, meditando, sta, sulla quale sta riflettendo, sono mh, pensieri e concetti già sentiti, ma uh, uh, c'è proprio bisogno di ripeterceli, uh, perché. <ride> E perseverante e il um, continuare a vivere e a pregare in un certo modo eh, e quindi è bene che ce li ricordiamo. La vera preghiera, dice il Papa, ha detto il Papa mercoledì, è quella che si compie nel segreto della coscienza, del cuore, imperscutabile, visibile solo a Dio. Io e Dio, essa rifugge dalla falsità con Dio, è impossibile fingere, è impossibile davanti a Dio, non c'è trucco che abbia potere, Dio ci conosce così, nudi nella coscienza e fingere non si può. Alla radice del dialogo con Dio c'è un dialogo silenzioso come l'incrocio di sguardi tra due persone che si amano, ieri alla festa degli innamorati. L'uomo e Dio incrociano gli di sguardi e questa è preghiera. Guardare Dio e lasciarsi guardare da Dio. Questo è pregare. Ma padre, io non dico parole. Guarda Dio e lasciati guardare da Lui. È una preghiera, una bella preghiera. Eppure, nonostante la preghiera del discepolo sia tutta confidenziale, non scade mai nell'intimismo. Nel segreto della coscienza, il cristiano non lascia il mondo fuori dalla porta della sua camera ma porta nel cuore le persone e le situazioni, i problemi, tante cose, tutte le porto nel cuo nella preghiera. <coughs> nel Padre nostro mai si dice io, e questo è un concetto che abbiamo già ascoltato, ma mh, sempre importante, eh, riascoltarlo e rimeditarlo. Gesù insegna a pregare avendo sulle labbra innanzitutto il tu, perché la preghiera cristiana è dialogo. Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Non il mio nome, il mio regno, la mia volontà. Io no, non va. E poi passa al noi. Tutta la seconda parte del Padre Nostro è declinata alla prima persona plurale. Dacci il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti. Non abbandonarci alla tentazione. Liberaci dal male. Perfino le domande più elementari dell'uomo, come quella di avere del cibo per spegnere la fame, sono tutte al plurale. Nella preghiera cristiana nessuno chiede il pane per sé, dammi il pane di oggi. No, dacci. Lo supplica per tutti, per tutti i poveri, i poveri del mondo. Non c'è preghiera, dice in un altro passaggio, elevata a Dio che non sia la preghiera di una comunità di fratelli e sorelle. In noi siamo in comunità siamo fratelli e sorelle siamo un popolo che prega noi una volta il cappellano di un carcere mi ha fatto una domanda mi dica padre qual è la parola contraria a io e io ingenuo ho detto tu questo è l'inizio della guerra la parola opposta io e noi dove c'è la pace tutti insieme. È un bel insegnamento che ho ricevuto da quel prete, dice il Papa. Bene, e ecco è importante, vero? È importante questo richiamare al senso della comunità, della comunità che sicuramente comunità è anche e sono anche le nostre famiglie, devono essere le nostre famiglie, allora, ma famiglie che si aprono, la chiesa domestica mm. che si apre uh, al mondo, come si legge in uno degli ultimi paragrafi della Moris Letizia. E sui quali abbiamo meditato, una giornata um, svoltasi domenica scorsa, la giornata intersettore dell'Equipe Notre Dame, di cui è stato parlato anche qui dai microfoni, dalla nostra Maria Grazia. Ecco, questo, questo formare la chiesa domestica, vivere la spiritualità coniugale, ieri abbiamo parlato di amore di coppia, di famiglia, e ci sono altri bellissimi um, passaggi del Papa sull'amore uh, della coppia, per poi però aprirsi al mondo, per fare questa comunità comunità di comunità. Bene, mh, riflettiamo ecco anche con uno stacco musicale che ci fa interiorizzare un pochino quello che abbiamo ascoltato. Grazie. Siamo a passi lenti nella vita, noi che ti cerchiamo dentro al poco delle cose, ci sentiamo soli anche se noi siamo tanti, ci sentiamo persi se nessuno guarda avanti, tu ci raccogli nelle mani e di grazia riempie il cuore di talenti e fantasia per noi sempre presente non ci abbandonare mai tu che sei famiglia vieni nelle nostre case no, non riusciranno a dividerci le mani stretti come siamo ad offrirti questo domani ancora Eccoci di nuovo insieme nella seconda parte, dopo queste belle meditazioni sempre che Rita ci propone, dicevamo sulle parole del Papa che è sempre bene ripetere, approfondire perché magari non tutti ne abbiamo la possibilità di ascoltarli, di leggerli e comunque anche se risentirli fa sempre bene. E come sempre in questa seconda parte affrontiamo un po' quelle che sono le attività, ricordiamo, presentiamo quelle che sono le nostre attività, ormai il programma è, è stato elaborato, definito e quindi è in fase di esecuzione un po' alla volta. E il primo appuntamento importante che abbiamo... E domenica prossima il 17 febbraio perché abbiamo eh, una terza fase, diciamo, del, una seconda forse, forse è meglio, una seconda fase di un progetto che l'Unital si ha promosso eh, in questo anno, um, dal, diciamo 18-19, e quindi è in corso di esecuzione, che è sull'ascolto. Il progetto si chiama In Ascolto e è finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L'Unitalsi è un'associazione di promozione sociale. E in quanto tale Ogni anno o comunque come può, eh, presenta al Ministero eh, dei progetti per cercare che siano finanziati, quindi ottenerne il finanziamento e quindi poter operare sul territorio. E diciamo che in questi anni sono stati tanti i progetti fatti con questa modalità, poi magari avremo modo di ricordarne in un altro contesto, in un altro momento. Questo progetto in ascolto quindi è interamente finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e si rivolge a tutti i responsabili dell'associazione prima e i soci successivamente, dopo la consapevolezza che esiste un diverso approccio alla disabilità che si rifà al modello sociale voluto soprattutto dalla Convenzione ONU del 2017 sui diritti delle persone con disabilità. Cosa è successo? Che l'Unitalsi nel suo operare si è resa conto che il cambio di prospettiva sulla disabilità operato dalla dichiarazione dei diritti dell'uomo forse non ha raggiunto tutti i soci volontari che svolgono le loro attività a fianco delle persone con disabilità e che a volte persiste ancora in molti l'atteggiamento assistenzialista che vede nel disabile soltanto una persona bisognosa di cura alla quale è necessario programmare la giornata. Ed è tutto normale che questo accada in un'associazione in cui i soci hanno differenti livelli culturali e provengono da luoghi molto diversi del paese. L'Unital si, quindi, ha sentito l'esigenza di realizzare un progetto di formazione che sia in grado di raggiungere tutti i soci per renderli partecipi del diverso approccio alle disabilità e portarli a conoscere i meccanismi della comunicazione e dell'ascolto, potenziando in tutti le capacità di relazione con l'altro. Questo è il passaggio eh, fondamentale mm -hmm. e, mh, che andremo ad approfondire. Il progetto in ascolto, appunto, come dicevo, prevede eh, tre passaggi, diciamo tre livelli nelle sue attività, delle attività formative. Il primo livello è stato già svolto, è stato svolto tra settembre e ottobre a Roma o comunque nelle diverse, no sempre a Roma però divido, diviso per le... Macro donna. aree, okay. nord, centro e, e sud, e, mh, per formare i formatori, quindi responsabili o comunque dei soci scelti che hanno voluto eh, mettersi mh, a servizio eh, per fare la formazione, quindi essere loro formati eh, in due passaggi, in due tempi. Perché nel primo modulo abbiamo approfondito tutta la parte eh, che si, in, in due giorni tra l'altro che si rivolgeva in, eh, per la comunicazione e poi l'ultimo incontro in una giornata proprio sull'ascolto. Adesso c'è la seconda fase che è quella di i formatori sono chiamati a cascata, quindi la formazione è a cascata, a riportare tutto quello che hanno imparato sui loro territori, quindi ai soci, ma non solo. Si chiede possibilmente di allargare sul territorio le ehm, adesioni, e le, i coinvolgimenti, anche a tutte le altre associazioni che comunque hanno a che fare con la disabilità o comunque con eh, persone ehm, in relazione. E, e quindi adesso noi siamo in questa seconda fase, praticamente eh, io, Francesca e Giulia che abbiamo fatto la formazione all'inizio, adesso siamo chiamate a portare sul territorio eh, quello che abbiamo appreso. Ovviamente lo faremo con l'ausilio, quindi domenica abbiamo trovato la disponibilità, eh, ci appoggeremo alla parrocchia del, di Sant'Agostino, a città sant'angelo marina avremo la possibilità di eh, dunque noi abbiamo fatto la formazione con una psicologa psicoterapeuta formatrice che è la dottoressa silvia della morte e mm, che è molto in gamba e molto preparata sul, nel, nel settore e si sta occupando di tante cose, di form, tanti aspetti della formazione dell'unità si collabora appunto con l'associazione. Ora lei, ovviamente è vero che ci ha formato, ma non ci lascia da soli, non ci ha potuto mm. lasciare da soli, non siamo esperti in materia, quindi ci ha fornito di tutto il materiale che, di cui noi abbiamo preso visione, ce lo ha ehm, elaborato preparando dei moduli, li chiamiamo così che sono dei filmati, tre filmati e per cui è lei che, che spiega e che come ha fatto con noi, fondamentalmente ci sono delle slide. però poi ecco in alcuni punti, ci, come abbiamo fatto noi con lei, ci chiama ad interagire e quindi a, ehm, a dare le nostre, la no il nostro apporto. E quindi ci interromperemo e saremo noi che vi aiuteremo sì. poi a fare questi esercizi, esercitazioni. <ride> e, abbiamo pensato di concentrare tutto in una giornata perché sapete bene che il nostro programma è bello intenso. E quindi mh, ci dobbiamo adattare in questo modo. Per cui faremo una giornata intera con l'interruzione del pranzo. Stiamo cercando di inserire possibilmente anche la celebrazione eucaristica e chiudere nel primo pomeriggio. Perché, comunque, eh, non vogliamo ecco, allungare e rendere la cosa pesante. Deve essere una cosa eh, leggera, spontanea e condivisibile, perché così lo è stata per noi. Eh, quando l'abbiamo fatta in prima persona e vorremmo che anche per gli altri sia un bel apporto. E, e, e fa parte di una formazione questo progetto che l'Unital si offre, e quindi è una possibilità che diamo ai soci e di mettersi in, prima di tutto con noi stessi. Quindi è un lavoro che faremo su di noi e sul nostro modo di rielaboreremo il nostro modo di comunicare, di entrare nel nostro sentire, nelle nostre emozioni, perché noi non possiamo entrare nelle emozioni in un territorio, no? nelle emozioni delle altre, se non abbiamo navigato prima nel nostro. E quindi è importante questo. E, e poi per arrivare a quello che è l'ascolto e soprattutto l'ascolto empatico che dovrebbe essere un po' la caratteristica di chi si accosta, di chi fa volontariato, chi, di chi ha relazioni con persone che hanno delle difficoltà, dei disagi, delle fragilità ma un Io penso ce scusa se ti interrompo, ecco Federica, che è un discorso <ride> è ad ampio eh? raggio. che anche nella scuola si trova. Nella fa, scuola si è fatto da non anni, in tanti ambienti, in conti, <ride> ma in tanti ambienti, anche nella famiglia, se vogliamo pensare. Sì, sì, ma infatti in, in, famiglia, nella coppia, ecco, parco, per i giovani, eh, nelle relazioni di coppia. Sì. Quindi eh, veramente ci sono tante sfumature a cui forse noi non pensiamo, eh, però veramente rendono la comunicazione e l'ascolto con un valore aggiunto. Noi riuscissimo a, eh, a fare questo esercizio perché è una palestra continua. Mm. Ecco quindi, eh, noi daremo degli strumenti come ci sono stati dati a noi e quindi, ecco poi, mo ci vuole una palestra quindi impareremo un po' alla volta e ci aiuteremo insieme. E poi ci sarà un terzo momento che non ancora ne abbiamo conoscenza, quindi sarà una sorpresa perché poi noi porteremo a Roma il 9 marzo eh, il resoconto di quelli che sono stati questi incontri a cascata. Quindi tutta l'Italia, tutti i formatori si incontreranno a Roma il 9 marzo, porteranno questo materiale che verrà rielaborato perché sapete che un progetto per il Ministero deve essere rendicontato sì. fin nei minimi particolari. E deve portare dei frutti, comunque deve un risultato, e deve dimostrare, e si parla della chiusura con la proposta di un pellegrinaggio. Adesso vedremo che cosa hanno elaborato, da proporre a tutti coloro che eh, sono stati coinvolti o che si vogliono ancora coinvolgere. Ecco, ehm, io invito chi ci ascolta. Se qualcuno ecco, vuole sì. unirsi a noi, è liberissimo di farlo. Ehm, ci, ha, ci chiama, ci avvisa e ecco, eh, ci organizzeremo. Noi saremo lì dalle 9 eh, per dare inizio il prima possibile a strutturare la giornata. Ecco, con questi bene il luogo Sant'Agostino, Città Sant'Angelo, Ma Marina. Sì. Eh, sì. Abbiamo solo un minuto di tempo. E per, salutarci, certo, certo. per salutarci, per salutarci, e... e poi vi racconteremo ecco, tutto il resto e quello che andremo a fare e come sarà sì, cercate di diffondere sia questa iniziativa ma anche le altre iniziative il programma l'abbiamo vi ricordo sempre il nostro laboratorio la nostra sede aperta il martedì per il laboratorio Mani Confuse dove eh, c'è adesso un'affluenza maggiore anche abbiamo dei bimbi sì. ogni tanto mm. delle femmine, delle bimbe vero le vero. nostre nipotiche la eh, nonna, a quella bimba di quattro anni sapete come i quattro anni ah, andiamo ah. A, alla sede andiamo ah, alla ah, sede ah, Fare il laboratorio. Forme. Forme. Che carine. Che devono pitturare, che devono fare anche loro, e eh, quindi chi ha voglia così di mettersi in gioco anche in questo può darsi che apriremo un'altra vita. Vediamo, giorno. sì, ecco, sì se Abbiamo vediamo. delle forze di persone che ci propongono, ci propongono altre attività. Esatto, mm. esatto, sarà un motivo in più anche per i nostri amici disabili di esprimere le loro capacità e potenzialità di mettersi in gioco. Bene. Eh, un abbraccio. <ride> e pre accompagnateci sempre con la preghiera. Sì.